Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Ed eccoci al nuovo appuntamento con Il Caffè, questa mattina dedicata ad un momento particolare, anzi ad un evento, una manifestazione un po' particolare che si tiene martedì ad Anghiari, vale a dire la Clessidra. Noi siamo in collegamento con Alessio Scarcelli, che è uno degli organizzatori di questo evento, giunto alla sua 14ª edizione. Alessio Scarcelli, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno ai tuoi telespettatori. Grazie, buongiorno a lei, bentornato, anzi ben arrivato a TRG. Intanto ci descriva brevemente in che cosa consiste questa manifestazione che avverrà ad Anghiari martedì 14. Allora, il nostro è un premio sportivo nazionale che nasce nel 2009, quindi è arrivata la 14ª edizione, e nasce con l'intento di dare riconoscimento e riconoscenza ai personaggi del mondo dello sport, quindi non solo sportivi ma anche tutti quei personaggi che ruotano attorno a questo mondo, che si sono particolarmente distinti con una caratteristica particolare: essere partiti dal basso, quindi essere partiti magari dalle categorie dilettantistiche ed aver raggiunto i massimi risultati a livello nazionale ed internazionale. È un premio che nasce, come ti dicevo, nel 2009, legato alla presentazione di un torneo giovanile. All'epoca io e Sandro Giorno eravamo legati ad una società sportiva locale. Nel momento in cui poi, diciamo, ci siamo staccati da questa realtà, abbiamo continuato a mandare avanti in autonomia la manifestazione, abbiamo addirittura registrato il marchio 4 anni fa, e l'evento nel frattempo era molto cresciuto, aveva preso una valenza nazionale, e quindi, diciamo, anche nel nome abbiamo voluto sottolineare un po' questo, per, diciamo, continuare a portare nel nostro comprensorio questi personaggi che solitamente siamo abituati a vedere magari in televisione o sui giornali. E al contempo abbiamo anche deciso di allargare un po' la platea dei premiati, non più solo al mondo del calcio ma al mondo dello sport in generale, come dicevo prima, anche di tutto ciò che ruota attorno allo sport, quindi giornalismo, imprenditoria, formazione, eccetera. Edizione di quest'anno, chi sono un po' gli ospiti, chi saranno i premiati e quali saranno un po' le motivazioni che vi hanno spinto a dare i premi appunto alle persone che avete chiamato? Allora, come tutti gli anni, la manifestazione si, diciamo, svolgerà attorno ad un tema. La formula è quella del talk show. Saremo al Teatro di Anghiari, che ci ospita ormai da 3 anni. Dalle 18:30 avremo appunto un talk show dove tutti i premiati a turno saliranno sul palco e dibatteranno un tema. Quest'anno il tema è sport e cultura, la disciplina del corpo e della mente, quindi, diciamo, la visione dello sportivo anche oltre quella che è l'aspetto prettamente agonistico e prettamente del campo, ma tutto ciò che c'è dietro alla preparazione di quello che poi è il gesto sportivo, quindi la vita quotidiana, la parte formativa, eccetera. La serata verrà condotta da due giornalisti, Massimo Boccucci, che è il direttore dell'agenzia di stampa Infopress e firma di Messaggero Corriere dello Sport, che è con noi fin dalla prima edizione, e poi per il secondo anno consecutivo avremo alla conduzione anche Giulia Mizzoni, che è la giornalista che presenta la Champions League su Amazon Prime, quindi, diciamo, è un volto in questo momento forse a livello di giornalismo sportivo tra i più conosciuti a livello nazionale. Con Massimo e Giulia ci saranno vari ospiti. Io, se vuoi Carlo, te li elenco con i relativi premi. Sì, avremo il premio sportivo nazionale La Clessidra alla carriera a Pierpaolo Marino, storico dirigente di calcio con trascorsi importanti a Udinese, Atalanta, colui che ad esempio ha riportato il Napoli
di De Laurentiis dalla Serie C alla Serie A. Lui avrà il premio alla carriera. Avremo poi il premio sportivo nazionale alla clessidra, quindi a chi, partendo dalle categorie dilettantistiche, è arrivato a massimi livelli, che sarà assegnato a Davide Ballardini, che è un allenatore anche lui con trascorsi in diverse società di Serie A. E avremo poi, sempre per il calcio, Filippo Ranocchia, calciatore della Juventus, quest'anno in prestito all'Empoli, l'anno scorso al Monza, tra l'altro originario della nostra zona perché esatto, è di Bastia Umbra. Poi avremo, per il ciclismo, quest'anno per la prima volta, avremo il CT della Nazionale Italiana di Ciclismo su Pista, Marco Villa, e altro premio sportivo nazionale, la clessidra, al campione del mondo e plurimedagliato sia a livello europeo, mondiale che olimpionico, Filippo Ganna. Per quanto riguarda poi i premi giornalistici, noi ogni anno premiamo con il premio giornalistico Piero della Francesca sia un giornalista sportivo della radio sia uno della televisione. Per la radio avremo la prima voce di tutto il calcio minuto per minuto, Francesco Repice. Per la televisione avremo la conduttrice della Domenica Sportiva, Simona Rolandi. Il premio invece, la leva calcistica, che assegniamo al miglior giovane del campionato di Serie A, andrà a classe 2004 della Fiorentina, Michael Caiode, tra l'altro anche nazionale under 21 italiano. Avremo poi il premio presidente dell'anno a Gianprimo Giardi, che è il presidente del comitato olimpico sammarinese, che nelle scorse edizioni delle Olimpiadi ha conquistato le prime storiche medaglie della piccola Repubblica. E poi avremo tre premi speciali, uno a Fred Morini, che tutti conosciamo in vallata, osteopata, fisioterapista sportivo. Avremo Samuele Robbioni, che è uno psicologo dello sport, un formatore di Randstad e attualmente a capo appunto della formazione del Como Calcio. E poi avremo il premio speciale Luca Pacioli per altri meriti sportivi a Giacomo Sintini, anche lui attualmente formatore ma conosciuto al grande pubblico per i suoi trascorsi come ex pallavolista, con una storia anche particolare di una malattia superata, il ritorno in campo alla vittoria, e che attualmente commenta le gare della nazionale italiana di volley per Rai Sport. Questa è la platea di quest'anno. Dunque una platea molto importante, nutrita, come appunto abbiamo sentito. Ma Alessio, da dove nasce l'idea di creare appunto un premio e soprattutto questo nome un po' particolare, la clessidra? Allora, parto dall'ultima domanda. La clessidra perché dall'idea dello scorrere del tempo. Il sottotitolo è Tempo, Volontà, Capacità, Successo. Quindi i traguardi che vengono raggiunti non tutti subito, ma con l'applicazione costante e continua nel corso del tempo. Ecco appunto l'idea della clessidra e del tempo che scorre. L'idea nasce nel 2009 perché tutti gli anni con Sauro Giorni e con allora Valerio Piccinelli presentavamo il torneo giovanile Città di San Sepolcro di calcio. Pensammo di aggiungere a questa piccola presentazione che facevamo ogni anno un ospite, e venne appunto l'idea della clessidra, del premiare, che era partito dai campi dilettantistici. E ad esempio il primo premiato è stato Claudio Ottoni, che partendo dal Sansepolcro poi era arrivato in Serie A. Da lì poi la cosa si è allargata. Io dico sempre c'è anche un po' sfuggita di mano, perché comunque negli anni sono passati, poi se vuoi ti faccio qualche nome degli ospiti molto molto importanti, e la serata era diventata un po' anche una festa per dare un riconoscimento a tutte quelle persone che in maniera del tutto volontaria partecipavano alla vita quotidiana della società sportiva e del torneo di calcio. Diciamo una serata di festa per chi poi si impegnava appunto in maniera volontaria all'interno dell'associazione. Diciamo di quello, dopo che io e Sauro Giorni siamo usciti da quella società sportiva, di quello è rimasto sicuramente lo spirito, e sono rimasti gli amici, perché coloro che davano una mano poi nel torneo Città di Sansepolcro sono tutti gli anni ancora con noi invitati all'evento. Per quanto riguarda l'Albo d'Oro, il premio Clessidra è stato assegnato appunto per la prima volta a Claudio Ottoni. Poi negli anni abbiamo, non te li dico tutti perché sono tanti, no, però diciamo abbiamo premiato tra gli altri l'attuale direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini, abbiamo premiato Maurizio Sarri, l'arbitro internazionale Nicola Rizzoli nell'anno che ha arbitrato la finale dei mondiali, abbiamo avuto Damiano Tommasi, Giuseppe Iachini, Sergio Floccari. Abbiamo avuto anche nomi non legati al calcio, come ti spiegavo prima, c'è stato Brunello Cucinelli, l'anno scorso una bellissima edizione con Luigi Di Biagio e Giuseppe Signori,
che ha anche raccontato la sua storia di rivalsa dopo i procedimenti giudiziari di questa trassolto. Questo perché, questa è una parentesi che tengo a fare, il concetto è lasciare qualcosa a chi viene a ascoltare la serata, il talk show, e puntare sulle storie di questi personaggi. Abbiamo avuto anche personaggi che poi hanno fatto la storia del calcio: Eugenio Fascetti, Luigi Simoni, Nevio Scala, Giovanni Galli, Giancarlo Labete, il presidente federale. Abbiamo avuto tantissimi giornalisti, parto da Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, abbiamo avuto Italo Cucci, Ave Jacobelli, Gianfranco De Laurentiis, Donatella Scarnati, Sabrina Gandolfi, Bruno Gentili, Sandro Sabatini, Paolo Pacchioni di RTL, tanti giovani che poi hanno fatto strada, che abbiamo premiato come col premio migliori giovani, che adesso troviamo in nazionale come Politano, come Di Marco, tanti presidenti, tanti direttori sportivi. Ripeto, sarebbe molto lungo elencarli tutti, è una storia lunga, 14 anni, che sicuramente è destinata a, come la clessidra, a proseguire nel tempo. Per cui adesso, se ho ben capito, quello che voi cercate di fare è di raccontare il dietro le quinte, raccontare le storie di chi è che è arrivato ai vertici partendo un po' dal basso, partendo un po' dalla strada, se così possiamo dire, in ambito sportivo, giusto? Hai perfettamente centrato il concetto, la storia di chi nel tempo, con volontà e capacità, è riuscito ad ottenere il successo partendo appunto dal basso ed arrivando ad affermarsi a livello nazionale ed internazionale. 14 anni, 14 edizioni sono tante. C'è qualche curiosità che appunto è accaduta in questi 14 anni che hanno caratterizzato questo premio, che possiamo dirlo in qualche maniera unisce le due parti di una vallata, da una parte umbra e dall'altra parte toscana, perché la Tavale del Tevere è appunto divisa in due: da una parte ci sono i comuni che fanno parte della regione umbra e dall'altra ci sono quelli legati alla regione toscana, ma appunto in questo caso possiamo dire che è un'unica vallata legata dallo sport. Guarda, mi prendi il tuo assist e vado anche sull'attualità. Noi abbiamo la candidatura dell'Alta Valle del Tevere Umbra Toscana Capitale della Cultura 2026. Noi questa idea di comprensorio l'abbiamo lanciata nel momento in cui siamo partiti. Abbiamo creato un marchio che si chiama Borghi della Val Tiberina, che è poi l'associazione che si fa promotrice del premio La Clessidra. Quindi il concetto di comprensorio è un concetto che a noi piace molto. Non ti nascondo neanche che nel momento in cui siamo venuti via da Sansepolcro ci sono state 3-4 città, tra cui un paio anche in Umbria, che ci avevano chiesto di portare la manifestazione. Saremmo usciti dalla Val Tiberina, quello non ci piaceva, e diciamo abbiamo accettato la proposta del comune di Anghiari di rimanere appunto in Val Tiberina e di fare l'evento ad Anghiari. Per quanto riguarda gli aneddoti, ce ne sono tanti. Io tengo molto al fatto, come ti dicevo prima, che questa manifestazione si è evoluta nel tempo con la volontà di dare riconoscimento anche a tutte le persone che prestavano la loro attività in maniera volontaria al Sansepolcro Calcio. E la cosa più bella è stata sempre vedere le persone che tutti i giorni appunto lavoravano sul campo in tutti i sensi, magazzinieri, custodi, cuochi, eccetera, poi partecipare alla serata. Io ho un'immagine bellissima dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che al Borgo Palazzo Hotel, alla fine di una del talk show, si intrattenne una mezz'ora a prendere il caffè con il magazziniere del Sansepolcro, che tra l'altro è anche scomparso da poco, con Fabrizio, e quella fu un'immagine bella, cioè vedere che comunque il calcio rende tutti uguali, avvicina tutti. Quando si parla di calcio, quando c'è la passione in generale per lo sport, puoi essere un amministratore delegato di una società di Serie A come un magazziniere di una società dilettantistica, ma quando si parla di sport poi ci si mette davanti un caffè e si fa una bella chiacchierata. Torno un attimo indietro, riavvolgo il nastro e prendo la prima parte della sua risposta e le lancio una, seppur piccola ovviamente, provocazione. Avete mai pensato di portare la Clessidra proprio in tour per le città umbre e toscane della vallata? Allora, sarebbe estremamente impegnativo, perché come immaginerai, sia io che Sauro Giorni, che Jonathan Graziotti, che l'altro organizzatore, facciamo altro nella vita. Questo è un hobby, una cosa che facciamo ovviamente senza fini di lucro, anzi spesso
cerchiamo anche di raccogliere qualcosa in più per, oltre alla copertura dei costi, per favorire iniziative di beneficenza. Quindi sarebbe estremamente dura, già lo è, garantisco, organizzare l'evento qua in zona, perché sono mesi di lavoro, perché non c'è solo la parte del contatto degli ospiti, che non è mai semplice, anche se lo è ogni anno di più, perché poi capita spesso che chi contattiamo conosca già il premio. È la parte logistica organizzativa, è una macchina molto molto importante, perché noi comunque portiamo a massima capienza il teatro di Andiade, che sono 200 persone, poi andiamo, c'è la cena di gala che siamo probabilmente poco meno, c'è da sistemare tutte le accommodation degli ospiti, degli accompagnatori, c'è da mantenere i rapporti con le società sportive, perché chiaramente un calciatore, un ciclista che fanno parte magari di una società professionistica, che sono anche nel circuito della nazionale, devono avere anche l'autorizzazione a partecipare a un evento del genere, quindi c'è un contatto continuo con gli uffici stampa, con le dirigenze di queste società. Stessa cosa vale per il mondo del giornalismo, quindi ecco, fare una cosa strutturata e continuativa diventa un lavoro che in questo momento, sono sincero, non ci possiamo permettere, però sarebbe sicuramente una bella idea. Intanto, per chi lo volesse, la serata sarà visibile in streaming sul canale YouTube del Teatro di Andiari, poi sui nostri social riproporremo anche tutti i vari spezzoni, quindi sulla pagina Facebook Premio Nazionale La Clessidra, su quella Instagram, e poi chiaramente ci saranno, noi abbiamo invitato tutte le televisioni, sia locali che non, tra cui la vostra, e quindi la speranza è che poi possiate riproporre anche voi parte della serata. Sicuramente non mancherà occasione. E un'ultima domanda: fra le decine e le centinaia di ospiti e di personaggi di primo piano che avete via via in 14 edizioni premiato o con cui siete entrati in contatto, qual è il personaggio con cui lei è rimasto più in contatto o il quale l'ha più colpita? Allora, che sono rimasti in contatto ce ne sono tanti. Anche tanti aneddoti. Io ricordo Claudio Pasqualin, che è un avvocato, diciamo il primo procuratore di professione della storia, è stato il procuratore di Roberto Baggio, è stato colui che ha portato Lentini al Milan, quindi insomma una storia. Ricordo una serata bellissima il giorno prima del premio, fino a tardanotte, a cena, a parlare di vino e di cucina, con Sergio Floccari, calciatore dai trascorsi importanti, insomma, anche nella Lazio, nel Bologna, nella SPAL, è nata un'amicizia, ci sentiamo molto spesso. Abbiamo premiato qualche anno fa, nel 2019, Riccardo Bernardini, che non è un nome conosciuto. Riccardo è un arbitro della sezione Aia di Ciampino che durante una gara di promozione laziale venne aggredito e finì addirittura in coma, e hai voluto tornare ad arbitrare, e noi per questo atto di coraggio l'abbiamo premiato. Siamo diventati veramente veramente amici, tant'è che quando può torna e martedì sarà con noi alla Clessidra, quindi di storie ne ricordo tanti, di rapporti ne stiamo mantenendo tanti, noi abbiamo poi l'abitudine anche di coltivarli, quindi di risentirci via via con tutti gli ospiti che abbiamo premiato, e anche gli aneddoti credo che servirebbe uno speciale di un paio d'ore per raccontarli tutti. Invece il personaggio che l'ha più colpita, uno su tutti? Questa è una domanda molto difficile, vado sul banale, ma banale non lo è, dico Brunello Cucinelli, ma non perché è umbro, non perché è un nome che in questo momento va particolarmente per la maggiore, ma perché in 10 minuti di intervento è riuscito con grande naturalezza e con una grande arte oratoria a lasciare nel pubblico dei concetti veramente veramente importanti ed alti, ma il modo in cui lo fa e il modo in cui poi anche dietro le quinte si pone, questa sua empatia, e devo dire che ecco, se dovessi riguardarmi 10 minuti di 14 anni di interventi sul palco, riguarderei probabilmente i suoi. Perfetto, ricordiamo allora l'appuntamento, quando, dove e diciamo che quanto durerà un po', le caratteristiche di questo evento.
Allora, è martedì prossimo, quindi il 14 novembre dalle 18:30, Teatro dei Ricomposti di Anghiari. L'ingresso è libero, previo ritiro di un pass nelle prossime ore, poi tramite i nostri canali social comunicheremo anche dove. Questo ovviamente per evitare di andare sopra la capienza del teatro. La durata è la classica ora e mezza, ora e 40, con i tempi televisivi che Giulia Mizzoni, da professionista del giornalismo, ci impone. Quindi diciamo la durata è quella, contiamo di mandare tutti a cena per le 21. Perfetto, noi la ringraziamo per essere stati con noi e per averci raccontato un po' la storia di questo importante premio La Clessidra, giunto alla 14ª edizione per quanto riguarda quest'anno. Dunque, grazie Alessio, ci rivedremo martedì al teatro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, noi ringraziamo anche coloro che sono rimasti con noi fino ad ora. Vi ricordiamo che tutte le news in tempo reale le potrete trovare nel nostro sito internet all'indirizzo trgmedia.it, mentre per quanto riguarda l'informazione vi aspettiamo questa sera a partire dalle 19:30 con i nostri TG. Grazie per essere stati con noi e buona giornata con i nostri programmi.